Essendo giovedì, essendoci già di sottofondo questo Cristoforo Colombo di Guccini, buongiorno a Massimo Mazzucco. Ciao a tutti, ciao Elena, ciao Mirko e per stavolta ciao Davide. Grande, dice stavolta solo. Anche perché lì è ancora 25 aprile. Sì, perché era festa in Italia, è vero? Era festa, una festa con le solite polemiche. Ecco perché non ho fatto poche letture sul sito, adesso mi consolo, ecco perché. Dice, ma che pochi? Erano tutti fuori. Non solo, una festività intrasettimanale, tra l'altro segnata anche dal calcio, perché si è recuperata una giornata di campionato. Ieri oggi sera. Sembra lunedì. Sì. Infatti ho detto c'è Mazzucco, dico come c'è Mazzucco? È lunedì, dice no è giovedì, dico, è vero. Se vuoi parliamo di calcio, se vuoi veramente sentire delle stupidaggini. Anche se ieri sera ho visto una partita che mi ha che sicuramente riconciliato col calcio. Real Madrid-Bayern. Il pomeriggio abbiamo visto giocare a palletta. Sì. Sono valori assolutamente diversi questi. E Coppa Europa? E la Coppa dei Campioni, oggi riformata col titolo Champions League, presta da una partita bellissima. Lì si capiscono i valori, cioè tra Mazzucco che è il numero uno e uno normale che non arriverà mai a Mazzucco, no? E chi ha vinto? Ha vinto il Bayern, secondo me, meritatamente ai calci di rigore. Ah, perché era una finale? Una semifinale. Si decideva appunto l'altra avversaria per la finale di Champions League. Sì, e la spocchia di Mourinho è stata ancora una volta mortificata. E anche Cristiano Ronaldo, non lo dimentichiamo. Ma Ronaldo secondo me è personaggio, lo fa con quegli atteggiamenti. Però preferisco sicuramente i bavaresi in finale. E in finale tiferemo tutti per il Chelsea, non fosse altro perché gioca all'Allianz Arena, che è lo stadio del Bayern di Monaco. Allora, mamma digressione mia. Dalla quale... No, io tifo per gli altri. Per il Bayern? Per il Bayern. Perché saranno di meno, non lo so. Non lo so, ognuno la sua. Poi Roberto Di Matteo ha una bella storia, ogni tanto... È una storia di Cenerentola. Sarà che amo molto Monaco di Baviera. Bene, allora ritorniamo a noi. Leggevo già alcuni amici che commentavano la giornata di ieri, ma proprio due minuti ci spendo e ovviamente poi lascio la parola a Massima, ad Elena, qualora sentissero il bisogno, il piacere di intervenire nella polemica non mia, nella polemica generale, e che ovviamente ogni 25 e 26 aprile si legge, si rinviene. È Napolitano Grillo? No, una traccia, non lo so cosa abbiano detto i due, però ci sono tracce di questa polemica. I miei genitori hanno speso anche dei soldini per farmi studiare e poi io mi sono appassionato a questo periodo, al Novecento, che ritengo essere stato un laboratorio incredibile per l'umanità. Spesso lo ricordo, credo anche a motivo, come il torno di tempo, il secolo che si lega anche ad un'accelerazione improvvisa e centrifuga della storia. Vengono stravolte le scienze umane, quelle propriamente dette. È un periodo segnato per la prima volta da tre ideologie popolari. C'è tutto un effetto sicuramente legato anche come strumento nuovissimo alla propaganda. Pensate alla radio, pensate al cinemascope. Anche la scienza e la tecnologia fanno passi enormi. No, però sul Novecento proprio. Appunto. Io credo che il Novecento, segnatamente alla prima e alla seconda guerra mondiale, soprattutto la seconda guerra mondiale, perché ieri la polemica e la ferita, Massimo, era all'interno di quel contesto storico. Io mi sono appassionato, dicevo, a questo periodo e l'ho studiato ovviamente maturando anche, acquisendo antidoti rispetto alla versione ufficiale della storia. Io credo che si debba avere, personalmente, ho rispetto per tutti i morti provocati dalle guerre, ma se oggi penso che sono degli invasori gli americani in Afghanistan, e come lo sono stati prima in Iraq, come immagino purtroppo lo saranno in Iran, non posso non vedere con gli stessi occhi e giudicare con lo stesso metro quella che è stata la Seconda Guerra Mondiale. Se penso alle stragi di Marzabotto, di Sant'Anna di Stazzema, se penso a chi ha voluto quelle stragi,
se penso che a capo di quelle brigate della morte c'erano quegli ufficiali tedeschi che soltanto 21 mesi dopo lavoravano per l'OSS, che erano i servizi segreti americani, diventata poi, correggimi se sbaglio, Massimo, la CIA successivamente. Se penso che le guerre sono queste, allora non voglio coinvolgermi nella polemica che secondo me mortifica ulteriormente la storia, quella di carattere, e fa del tutto per dimenticare il sentimento di cordoglio che noi dovremmo ancora oggi riconoscere a quelle vittime. Quando si parla di fascisti, di partigiani, di nazisti, io penso soprattutto a far primeggiare, a far assurgere al ruolo di vittima il popolo, le persone di coscienza, le persone che sono state messe in questo. Il Novecento è stato anche un terribile laboratorio di sacrificio umano. Non posso parlare con Massimo Mazzucco di 11 di settembre e, ripeto, non prendere quegli elementi che mi hanno maturato o comunque che mi hanno formato negli ultimi tempi e non riusarli per giudicare il Novecento, il 1940, il 1945. Se penso a questo bellissimo libro di Solange Manfredi, di prossimissima uscita, passatemi il termine, e che ancora una volta diventa lente di ingrandimento, luce focale per osservare quegli aspetti che hanno davvero segnato e degenerato quel periodo, significherebbe non avere rispetto per quella che è stata la mia passione per lo studio del Novecento e significherebbe non avere rispetto per chi ascolta questa trasmissione. Io mi auguro che una volta per tutte possano finire le polemiche e non riesco a capire come sia dicotomico, e concludo, l'atteggiamento di coloro che oggi guardano giustamente come invasori gli americani, perché usano un metodo, delle tecniche e delle strategie di invasione, di controllo e di negazione delle società e delle comunità indigene che invadono, di quei territori che invadono, e non vedere altrettanto la nostra Europa dal 40 al 45. Detto questo, mi auguro che con più serenità le future generazioni potranno davvero guardare questo periodo e pacificare una volta per tutte gli istinti più infami. Massimo, non so se vuoi dire qualcosa su quel periodo. No, volevo solo chiederti questo, perché io, non avendo seguito, ho scoperto 5 minuti fa che era il 25 aprile, cioè qui, come vedi, stando lontani, certe festività non senti l'eco, non senti niente, non te ne ricordi più, appunto. 5 minuti fa, parlando con voi, ho capito che era il 25, perché era festa. Però tu parli di dicotomia, cioè cos'è la chiave, in tre parole, che ancora non è stata messa a nanna, come dire, qual è il nocciolo del problema? Basterebbe partire dal 29, dalla grande crisi, dalla Società delle Nazioni, che nasce per garantire stabilità e equità al mondo. Neanche 20 anni dopo, 15 anni dopo, c'è questa guerra che affoga in un bagno di sangue il vecchio continente. C'è stata poi Hiroshima e Nagasaki. Ci sono state. Forse mi sono spiegato male. No, dice, tu hai parlato di tensioni, adesso ho aperto. No, ci sono ancora queste tensioni. Per esempio, Beppe Grillo ha detto: se tornassero i partigiani, prenderebbero il mitra. Ma quei poveri ragazzi che li hanno illusi di combattere una guerra civile, quelle armi gliel'hanno date gli stessi che vanno in Iraq e fanno insorgere contro Saddam Hussein una parte della popolazione. Sono gli stessi che portano le armi per far scoppiare la guerra civile in Afghanistan, lo faranno in Iran. Le tecniche e le strategie sono sempre quelle. Allora, con una speranza mia che è stata assolutamente mortificata anche ieri, speravo che gli elementi a disposizione, essendo nuovi e ricchi, potessero aiutare la gente ad avere un'analisi, a costruire un'analisi più serena di quel periodo. Ma così non è, perché c'è sempre voglia di strumentalizzare, di ricostruire nell'immaginario popolare il nemico, perché qui basta costruire un nemico e poi tutti: è lui il nemico. No, io non solo, ma è talmente facile nascondersi dietro la figura del partigiano, così sai che nessuno ti tocca, no? Certo. È politically correct. Io l'ho già detto tante volte la mia opinione, come voi sapete io non sono mai stato di destra, però rispetto a quello che è successo, il voltafaccia che è stato fatto in Italia dall'Italia, che ha lasciato a piedi metà dell'Italia in una situazione veramente vergognosa, io lo trovo assolutamente inaccettabile storicamente.
Hanno ragione quelli che si sono incazzati come delle bisce, perché non esiste che fino a un giorno tu sei lì a sparare di fianco a un altro e rischi la pelle, e poi questo qui di colpo cambia maglietta e dice: sai che c'è, Ciccio, adesso sono contro di te. Cioè, è una roba è l'unica nazione al mondo, credo, la nostra, che è riuscita a iniziare la guerra da una parte e finirla dall'altra. Cioè, è una cosa vergognosa in ogni caso. Con dei dati nuovi, perché poi ti farò avere personalmente, sarà il nostro omaggio, il libro di Solange Manfredi, che negli anni, ma con documenti del Ministero, con documenti che sono negli archivi della Repubblica Italiana, ricostruisce quel periodo in modo originale e inconfutabile. Si scoprirà chi è Badoglio, si scoprirà chi è il figlio di Badoglio, si scoprirà cosa succede a Campo Imperatore quando Mussolini viene liberato, ma non era stato mai fatto prigioniero. Ma lo dicono i documenti storici. Poi ovviamente io non avrei iniziato neanche la guerra, e comunque la prima parte della guerra è stata iniziata con il tutte le guerre per me sono merda, ma fu più che mai doloroso dover condividere quell'inizio di guerra con il peggiore degli alleati. Detto questo, su Hitler va fatta un'analisi anche nuova, perché voglio dire, non era l'imbianchino matto di origine l'abbiamo detto un sacco di volte. Perché poi limitarci a dire che era un matto significherebbe davvero mortificare la storia. Se bastasse un matto per mettere sopra mezzo mondo, gli altri non riescono a fare niente davvero, ma non esiste. Si sono spartiti l'Europa, nasce lo Stato di Israele, che era da tempo in atto come progetto, perché poi se dici questa cosa alla comunità ebraica si risente, io che sono notoriamente un filo israeliano, però voglio dire, se serenamente oggi osservassimo quel periodo e chi ha goduto di reali vantaggi rispetto a quella tragedia, ci accorgeremmo che tre o quattro soggetti, intesi come politici, intesi come governativi, intesi come società più complesse, ne hanno sicuramente beneficiato. Sì, adesso io starei, prima di vedere chi ne ha beneficiato, c'è anche molta gente che può averne approfittato e aver beneficiato in quel senso, ma storicamente il meccanismo fondamentale, fra l'altro, nasce sempre tutto qui e nasce sempre tutto in casa Bush, ancora una volta. Perché era dagli anni Massimo 30 è talmente bella questa cosa che stai per dirci, ti interrompo perché dalla regia mi chiamano che siamo in ritardo, e poi con Massimo Mazzucco riprendiamo tutto il discorso. 342 41 51 406 anche per cogliere quelle che sono le vostre impressioni, che ritengo sempre ovviamente un patrimonio irrinunciabile. 342 41 51 406 un vostro commento anche sulle polemiche che sono nate ieri nel giorno della ricorrenza del 25 aprile. A dopo.